L'impegno degli scrutatori ha dell'eroico, due giorni intensissimi con l'aggiunta dello scrutinio delle schede europee immediatamente dopo la chiusura. Vediamo il servizio di Maurizio Ciotola. Insomma, qui ci siete già dalle 7 e fino alle 23, poi inizierete lo scrutinio che comporterà un lavoro di altre ore. Di quante ore esattamente, più o meno, orientativamente? Non sappiamo esattamente, però io credo almeno 4-5 ore. Oggi ci sono le europee, quindi gli scrutini delle europee è un po' più veloce. Domani sarà un lavoro molto più grande, però iniziamo domani alle 2, quindi siamo più riposati, più allenati dall'esercizio di oggi. Quindi insomma, speriamo domani per cena di essere a casa. Ecco, ma finite stanotte e poi tornate a casa, vi riposate e poi subito alle 14 di nuovo qui per scrutinare anche le amministrative. Certo, il sindaco e poi i voti da dare alle varie liste, consiglieri comunali. E poi quello chiaramente comporterà un impegno maggiore perché c'è una modalità insomma, di voto diversa da quelle delle europee. Beh, ci sono molti più candidati, poi sì, è più complicato, c'è il discorso del voto disgiunto, insomma è un po' più complesso, però. Insomma, un impegno vostro molto sostanziale e diciamo quasi un atto di volontariato, possiamo dirlo. Beh, certo non è, uno non lo fa per il compenso, però lo si fa così, un po' perché capita. Io per esempio conoscevo il presidente, sono segretaria per quello, però poi anche per fare un'esperienza, una cosa utile, un modo di partecipare. È importante ricordare che la democrazia passa anche attraverso questi atti importanti che noi di cui non teniamo conto. Assolutamente, d'accordo.